Ben ritrovati cari amici, in questo primo video di oggi parliamo dell'Under 21. L'Italia Under 21 oggi pomeriggio a Reykjavik sfiderà l'Islanda in quella che sarà una nuova partita per il percorso di qualificazioni agli europei Under 21 di categoria. La probabile formazione dell'Italia potrebbe essere questa: Plizzari in porta, Adiapong, Del Prato, Gabbia, Trippaldelli, Carraro, Tonali, Zanellato, Sottil, Pinamonti, Cutrone. Certo, abbiamo letto un po' tutti dei problemi purtroppo di questa pandemia che sta colpendo tutto il mondo, e quindi anche in questi periodi qui, diciamo, si è riscontrato qualche caso di positività leggevo poco fa nello staff, mi sa uno o due giocatori dell'Under 21. Comunque, gara che guardando un po', innanzitutto la copertura televisiva sarà affidata a Rai 2, Rai 2 HD. Dalle ore 17:15, però il fischio d'inizio è fissato per le ore 17:30. Per quanto riguarda le quote, l'Italia è favorita 1,45, 1,50, 1,49, 1,46, 1,48. Più sfavorita l'Islanda 5, 5,05, 5,86. Per quanto riguarda la classifica, beh, innanzitutto vediamo che cioè le quote dicono una cosa, ma la classifica ne dice un'altra, ovvero che l'Italia è seconda, quindi che praticamente rientra nel lotto delle migliori seconde, dove al momento è quarta con 10 punti. Ma nel raggruppamento 1 la nostra Italia è seconda a 13 punti. L'ultimo risultato fu la sconfitta in casa della Svezia per 3-0. L'Islanda nel raggruppamento è terza a un solo punto di differenza a 12, e nell'ultimo match vinse in casa 1-0 contro la Svezia, che è quarta a 9 punti. Per quanto riguarda la statistica fuori casa, la nostra Italia ha una vittoria, un pareggio, una sconfitta, 4 punti, un gol fatto e 3 subiti, quindi bisogna aggiustare un po' questa media. Per quanto riguarda l'Islanda, invece, è un rullo compressore in casa, perché ha 4 vinte su 4, 11 gol fatti e 1 subito, 12 punti. Vittoria arrivata 3-0 contro il Lussemburgo, 6-1 contro l'Armenia, 1-0 contro l'Irlanda, 1-0 contro la Svezia. Quindi speriamo bene che la nostra Italia possa vincere, o chissà anche strappare un punticino. Noi ci vediamo al prossimo video per parlare dell'anteprima della puntata odierna di Friday Night SmackDown WWE. Quindi ci vediamo presto. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao.